Siamo con Marco Columbro, testimone alla Food & Wine in Progress, una figura conosciuta soprattutto a livello regionale perché qui da noi ha sempre avuto una sensibilità per quello che è la buona tavola, la buona cucina e da sempre anche legato al benessere anche psicofisico che la cucina può sicuramente essere coniugata a questo. Sì, il cibo noi mangiamo minimo 3 volte al giorno. E quindi pensiamo che ogni volta che ingeriamo il cibo buttiamo dentro una benzina per il nostro organismo o comunque buttiamo dentro delle, mettiamo nel nostro corpo una materia che deve servire a darci salute. E Ippocrate diceva che la medicina sia il tuo cibo, che il cibo sia la tua medicina, proprio per significare quanto è importante mangiare una cosa che sia sana oltre che buona. Buona perché deve avere un gusto che ci deve fare in qualche modo creare un'estasi, deve fare ah che buona questa cosa, e poi al tempo dica la qualità, quindi la qualità e il gusto devono essere due cose importanti nel cibo. Qui in Toscana abbiamo delle caratteristiche, dei punti di forza rispetto ad altre regioni per l'eccellenza dei nostri prodotti. Io credo che tutta Italia ha delle eccellenze ordinarie, io sono toscano quindi sono partigiano in questo senso, e la Toscana ci dà una risorsa di qualità di cibo straordinaria che non è facile trovare. Che non è facile trovare perché noi abbiamo il mare, la collina e la montagna, quindi si va dai funghi ai cavoli d'inverno, al pesce, le castagne. Scusate, quindi la Toscana è veramente un crocciolo in questo senso di realizzazione di cibi diversi, perché abbiamo materia prima diversa e poi abbiamo piatti molto variegati. Variegati, basta andare a 20 km di distanza da un paese all'altro, fanno piatti diversi. E questa infatti non esiste la cucina italiana, esiste la cucina regionale, la cucina italiana, perché la cucina italiana non esiste in un insieme, esiste nelle varie piccole regioni, nei vari piccoli paesi. Quindi c'è una cucina che è più regionale, paesana più che italiana. È una prerogativa della nostra regione. Moderna, e lei dice c'è una relazione molto importante cibo, tra cibo e eros. Lei, essendo via Regino, perché voi sapete che quando il cibo diventa un cibo di grandissimo livello, le alici, dona dei microorgasmi. Le alici, sapete che questo? Ci posso fare dei piatti straordinari. Quindi voi siete responsabili, le donne, non so come si chiama in italiano, ma ci possono fare quella cosa buona. Arzelle, continuare i coltellacci che d'estate si vanno a fare al mare. Sono tutti, io mi ricordo che negli anni 60 straccava il mare, andava a prendere un secchiello intero pieno di funghi. Di anguille cieche. O le anguille cieche, quando si potevano pescare. Portai a casa questo coso pieno di coltellacci, mia madre si mise le mani nei capelli, adesso cosa devo fare? Fare come vuoi. Ma fece un ragù, li fece al forno, li fece in umido. Li fece a Roma, era una cosa bellissima. Tutte le salse. Sì. Questa edizione di Food and Wine è una conferma qui alla Leopolda che Firenze rimane il teatro anche di un'eccellenza della gastronomia in genere. Beh, Firenze è un polo importante. Ricordiamo che Firenze è un polo rinascimentale della storia, ha portato innovazione nel Rinascimento e porta comunque tuttora innovazione a livello artistico, a livello culturale, e quindi rimane una città viva in questo senso, una città che è vivibile e è da vivere. Prossimi eventi, dove è possibile vederla? Stiamo preparando uno spettacolo, ma non so ancora tutte le date, tutto quanto, poi apparirà sul giornale tutto quanto. Bene, è un piacere, un onore rivederla o sui teleschermi o a eventi legati all'arte o al cibo. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie a lei. Leopolda con un'azienda toscana, siamo alla terza edizione di Food and Wine, siamo col titolare Luca Landucci della Bosco Vivo di Arezzo. Ci dà una descrizione della vostra azienda?
Sì, dunque, la nostra azienda è nata 35 anni fa, grazie ai nostri genitori, commercializzando tartufo fresco. Infatti noi siamo conosciuti un po' in tutto il mondo proprio per questo. Successivamente abbiamo introdotto dei prodotti a base di tartufi, qui se ne vede alcuni esempi, come ad esempio quelli più rappresentativi, che sono la salsa con tartufo bianco, sugo alla norcina e carpaccio, grazie al quale abbiamo vinto alcuni premi a livello sia nazionale che internazionale. E successivamente i miei proprio hanno introdotto una linea di prodotti tipici toscani, come ad esempio ragù di cacciagioni e carni tipiche toscane come la chianina e la scinta senese, e la salsa per crostini. E anche qui fortunatamente, insomma, il mercato e la critica per certi versi ha apprezzato il nostro lavoro, perché ad esempio per quanto riguarda la salsa per crostini siamo stati premiati con il premio di Novillani. Per quanto riguarda il tartufo, utilizziamo solo ed esclusivamente tartufo italiano, perché riteniamo che sia come materia prima nettamente superiore a quella estera. E sempre per quanto riguarda le carni, i ragù, andiamo a cercare prodotti del territorio, quindi una carne chianina, che è la stessa, per i pochi che non la conoscessero, con cui viene fatto realmente una bistecca fiorentina originale, l'andiamo a cercare proprio in Val di Chiana. Questo, diciamo, che non è una banalità, perché è una razza questa che viene allevata sia in Umbria che nel Lazio, ad esempio. Avete anche preso in considerazione un aspetto culturale per la presentazione dei vostri prodotti? Beh, certamente. Storicamente diciamo, abbiamo sempre portato avanti, cioè pensiamo che la cucina sia anche cultura e espressione proprio della cultura del territorio. Tant'è che in tempi non sospetti, quindi si parla di più di 20 anni fa, abbiamo organizzato una serie di convegni, forse il più importante di questi è rappresentato dal primo, che è la cucina francese a origine toscane, quindi Caterina de' Medici, che riuscì a portare la cucina in Francia. In poche parole, noi toscani abbiamo insegnato a cucinare ai francesi, anche se non sono, diciamo, se non lo dicono molto volentieri, però questa è la realtà. E proprio la nostra linea dei prodotti toscani porta questo nome, il nome di Caterina de' Medici. È un'esclusiva, diciamo. Sì, diciamo di sì, cioè abbiamo il permesso di mettere, diciamo, l'immagine di Caterina de' Medici, quella che è conservata agli Uffizi, all'interno della nostra etichetta. Questo per noi è un vanto, perché attraverso anche il nostro lavoro, anche se in maniera, diciamo, piccola, perché sicuramente non siamo un'azienda grande come Barilla, però riusciamo a diciamo, mostrare quello che è la cultura e il cibo toscano nel mondo, perché fortunatamente anche grazie a mia sorella Silvia, che si occupa dell'estero, riusciamo a diciamo, promuovere questi prodotti anche un po' in tutto il mondo. Dov'è possibile trovarvi? Beh, sicuramente nelle migliori gastronomie, questo va da sé, perché sono sicuramente prodotti di alta fascia. Sotto vari marchi è presente anche all'interno del mondo della grande distribuzione, perché ultimamente io sono convinto che la grande distribuzione si è orientata molto nella selezione delle materie prime, cioè identifica, cioè se te vai a servire la grande distribuzione devi essere diciamo, un'azienda che fa un prodotto di un certo tipo, perché vanno a selezionare molto la qualità. Sia i brand più noti, come sono i nostri clienti, come Esselunga, Coop, ma un po' tutti, insomma. Quindi presso la vostra sede, che ricordiamo, è a Badia Alpino, in via dei Boschi, ci chiamiamo Bosco Vivo, sembra una barzelletta, però in realtà è così. Siamo a Azienda Agricola Baglioni Mauro, siamo con il titolare dell'azienda, un'azienda che con la farina riesce a fare qualsiasi prodotto.
qualsiasi prodotto, che può essere pane, può essere biscotto, salato o dolce, e con il semolato riusciamo a fare anche una buona pasta. Il semolato è Senatore Cappelli, che è una varietà di grano antico, duro. Invece con i cani teneri, sempre io lavoro soltanto con i cani antichi, si riesce a fare anche prodotti tipo biscotti, pane, gallette, prodotti diciamo per degustare il grano nella sua forma non naturale, ecco. Nonna Sermide è la mia nonna, è la mia nonna paterna. Io ho dedicato a lei questo perché i miei ricordi di mia nonna erano: la domenica mattina mi alzavo, era con questo grembiale e tirava la pasta col suo matterello, sicché mi sembrava la persona più adatta per questo, ecco. La sua è un'azienda che sta molto attento al tipo di prodotto, di farina, e soprattutto utilizza un regime biologico. Io sono in conversione per il momento, ancora non posso esporre un bollino biologico, ma da 2 anni già eseguo diciamo le lavorazioni seguendo le tecniche di agricoltura biologica. I prodotti sono molto variegati, si va dalla farina direttamente alla pasta, il pane, i biscotti e anche prodotti per celiaci? Sì, ho anche prodotti per celiaci senza glutine a base di farina di ceci. È una linea che ho pensato perché per la rotazione biologica bisogna trovare delle colture oltre al grano, perché il grano lo posso fare dove lo faccio oggi, lo posso rifare fra 4 anni, che ho trovato il cecio piuttosto che altre colture, e con questo ho fatto proprio questa linea legata diciamo a senza glutine. Dove è possibile trovare questi prodotti? Per il momento i miei prodotti possono essere trovati presso diciamo la mia azienda o un piccolo magazzino laboratorio dove le persone possono venire a trovarmi, o se no mi possono seguire, perché io faccio i mercati di Campagna Amica. Il sabato mattina sono alle Cascine, Piazzale del Re, o se no il prossimo evento importante è Piazza Indipendenza l'8 dicembre. Sono tutto il giorno lì. Ricordiamo l'indirizzo della sua azienda, è fra Firenze e Scandicci, di preciso? Io ho la mia sede in via Pisana, tra Pontagreve e San Quirico. I miei terreni sono dislocati nelle colline fiorentine e anche di Scandicci. Bene, grazie al signor Mauro. Grazie a voi. Non è solamente cibo e vino, ma sono anche accessori e gli ausili che servono per preparare questi piatti. Siamo con un'azienda bresciana che è dalla terza generazione, che produce coltelli made in Italy di alta qualità, la Valgobbia, e siamo col titolare, il signor Renzo Gnutti. Grazie. Allora, noi siamo produttori, come diceva esattamente prima, da già 3 generazioni. Produciamo coltelli, siamo specializzati nella produzione di coltelleria sia professionale che domestica, e in questo anno abbiamo fatto un prodotto nuovo da una linea nuova che si chiama Paperstone, che utilizza acciai di alta qualità che mantengono tagliente. E è un brevetto americano? È un brevetto, esatto, è un brevetto americano. Questo materiale viene importato dagli Stati Uniti e noi acquistiamo e realizziamo i manici dei nostri coltelli di questa linea. Di questa linea si può dire che è una linea leggera per essere un coltello, di conseguenza molto maneggevole e tagliente. Okay? Abbiamo questo manico che gli conferisce anche un aspetto gradevole al tatto e alla vista. È uno stratificato di materiali naturali, cioè carta riciclata e resine naturali, di conseguenza esente da petrolio e di conseguenza ecosostenibile e anche ecologico, in quanto nello smaltimento non crea inquinamento. Sul mercato nazionale è un materiale innovativo e inedito, e esclusivo. Esatto, è un materiale innovativo che noi abbiamo utilizzato per primi nel campo della coltelleria, e viene utilizzato anche per taglieri, viene utilizzato per la costruzione di mobili,
laboratori chimici, di conseguenza un materiale certificato da un punto di vista sia tecnico che, come dicevo prima, sostenibile da un punto di vista dell'ambiente. Nel tempo avete sviluppato 5 linee di prodotti? Abbiamo sviluppato 5 linee di prodotto che vanno dal forgiato, vanno poi dalla linea professionale per quello che riguarda tutta la ristorazione e la macellazione, e poi passiamo all'uso domestico, agli accessori e alla linea 3000 in due versioni, questa linea 3000 che è quella in paperstone e in resina acetalica, che è un materiale plastico che può andare anche questo a contatto alimentare. L'unica differenza che c'è fra i due è la colorazione e quelle descrizioni che le ho dato prima da un punto di vista dell'ecologia e anche per il nostro futuro del nostro pianeta, che serve per queste cose. Prodotto ecologico, prodotto funzionale, ma anche un prodotto bello da vedere, perché sono di design questi coltelli. Esatto, è bello da vedere. Utilizziamo anche in questo caso degli acciai speciali che fanno sì di tenere il filo, hanno la loro inossidabilità, anche se un coltello deve avere una certa cura, perché come tutti gli strumenti che si utilizzano nel mondo del lavoro ma anche nella vita privata, bisogna avere un certo riguardo, altrimenti qualche problema ce l'hanno tutti. E il vostro sito per poter vedere tutta la collezione e anche per trovare il rivenditore più vicino? È www.coltelleriavalgobbia.it. Signor Beccatelli Massimo, titolare dell'azienda agricola Mori Concetta, un'azienda da ricordarsi perché produce un olio non eccellente, di più. È stato tra l'altro insignito di un premio all'estero in Spagna, che ci spiega come viene prodotto l'olio. È un'azienda che dà tradizioni, la seconda generazione. E come si ottiene un olio così buono? Allora, l'olio è fatto da olive biologiche, viene franto in un frantoio di a gramole verticali sottovuoto dell'azienda Mori, che attualmente ce ne sono un numero limitato in tutta Italia, e praticamente il sottovuoto fa sì che l'olio mantenga odori, sapori e colore inalterato nel tempo. E il premio vinto in Spagna è stato assegnato alla fiera olearia più grande del mondo, alla città di Caen, che rimane in piena Andalusia, a metà strada fra Madrid e Siviglia, e praticamente lì venivano raccolti gli oli di tutto il mondo che volevano partecipare a questo evento, e il punto di raccolta in Italia era la Camera di Commercio di Parma. E nell'anno 2016 siamo arrivati terzi nella categoria fruttati intensi. Avete dei punti di forza per questo olio molto caratteristico? I punti di forza sono la raccolta e l'immediata frangitura, che è quello che mantiene le caratteristiche in alto. Fruttato? Sì, decisamente fruttato e estremamente profumato, estremamente saporito e, tra virgolette, nel senso buono della parola, aggressivo in gola. E come tutti gli oli toscani, ha come caratteristica principale l'odore, il sapore del carciofo, delle erbe. È un olio molto aromatico, insomma. Da assaggiare col crudo, ma anche per esempio sul pesce lesso, sui legumi. Quanti abbinamenti? Sì, pesce lesso, legumi e verdure, pinzimoni vari, insalate, tutto quello che è crudo, insomma. Dal cuore della Toscana, nel pieno del Chianti fiorentino, abbiamo la possibilità di venirvi a trovare, e dove è possibile vedere?
Allora, noi siamo a San Casciano Val di Pesa, nella zona nord del Chianti Classico. Precisamente l'azienda è situata in via Pisignano e la zona dove siamo è denominata La Bruscola. E La Bruscola era anticamente, prima che arrivassero i teli, i raccoglitori e anche i pettinini con cui vengono pettinate le piante, era quel cestino che gli agricoltori mettevano al collo per raccogliere l'olio, l'olive. Quindi praticamente il nome dice tutto, La Bruscola. Assolutamente da venire a trovarvi, perché ripeto, è un olio eccezionale. Il premio non a caso è stato dato anche all'estero, e anche fine settimana è possibile venire a fare una girata nel Chianti e venire a trovare la vostra azienda. Potete venire anche il fine settimana, vi consiglio di chiamare, e tutti i riferimenti sono trovabili sul sito internet, che tranquillamente digitando su Google azienda agricola Mori Concetta vengono fuori tutti i riferimenti, la storia, i prodotti, le caratteristiche dei prodotti e tutti i premi vinti e che speriamo vinceremo ancora. Grazie signor Beccatelli. Thank you.